fai sentire la tua voce. Comunica con noi. Cliccaci. Cliccaci. www.radios.it. Giornate professionali del cinema di Sorrento 2010, siamo con Francesco Pannofino, buonasera. Buonasera. Protagonista di Boris il film, presentato per l'edizione della 01, intanto insomma complimenti perché la serie è una serie di culto e dopo il trailer l'attesa è aumentata enormemente. Si rincorrono tante voci, ci può accennare di cosa parlerà il film di Boris? Naturalmente, trattandosi di cinema, noi quando facciamo la serie televisiva facciamo dell'ironia sul modo di fare televisione, fiction televisive, e qui naturalmente si trasporta tutto al cinema, cioè l'ironia passa nella versione cinematografica, cinepanettoni e quant'altro, insomma, e vediamo i personaggi a cui siamo rimasti affezionati durante la serie, che vediamo questi personaggi alle prese con il grande schermo, e si parte con le solite buone, buonissime intenzioni e si va a finire naturalmente alla solita pecionata alla cazzo le cane. Qual è la differenza appunto che c'è tra le magagne del sistema televisivo e quelle del sistema cinematografico? Ma più o meno sono uguali, cambia solo la dimensione dello schermo, insomma. Per il resto, no, ma le dinamiche umane e professionali sono insomma più o meno quelle, però ci sono tante idee felici che gli autori hanno saputo portare sul grande schermo, e secondo me ci sarà da divertirsi. Cosa è stato studiato per attirare gli spettatori che magari non erano appassionati della serie? Intanto il passaparola di quelli appassionati che devono convincere, come è successo con la serie. Molta gente non la conosceva o perché non aveva Sky, quindi non poteva vedere, non avendo il satellite, non poteva vedere la serie, ed sono stati invece invogliati da chi l'ha vista, magari l'hanno scaricata da internet, però intanto l'importante è che l'ha vista un sacco di gente. Noi contiamo proprio sugli appassionati per poter avere successo anche al cinema. C'è già una data d'uscita prevista? Credo il primo aprile. Allora, sperando che non sia un pesce d'aprile il film, io ringrazio Francesco Pannofino, protagonista di Boris, buon lavoro e a presto. Ciao, grazie a tutti voi.